Pietro Mennea è nato il 28 giugno 1952 a Barletta, in Italia. È stato un atleta straordinario e uno dei più grandi velocisti di tutti i tempi. Mennea ha iniziato a correre da giovane e ha subito mostrato un grande talento per la velocità. Ha studiato scienze politiche e giurisprudenza, ma la sua vera passione era l'atletica leggera. Mennea ha partecipato a 4 Olimpiadi, dal 1972 al 1988. Il suo momento di gloria è arrivato alle Olimpiadi di Mosca del 1980, dove ha vinto la medaglia d'oro nei 200 metri. Con un tempo di 19,72 secondi, ha stabilito un record mondiale che è rimasto imbattuto per 17 anni. Questo record è stato un risultato incredibile e ha fatto di Mennea una leggenda dell'atletica. Una curiosità su Mennea è che è stato soprannominato «la freccia del sud» per la sua velocità e le sue origini meridionali. Un'altra curiosità interessante è che Mennea ha corso con un approccio scientifico. Studiava attentamente la tecnica e la biomeccanica della corsa per migliorare le sue prestazioni. Questo approccio innovativo ha contribuito ai suoi successi. Oltre alla sua carriera sportiva, Mennea è stato anche un politico e un avvocato. Ha lavorato come europarlamentare e ha sempre cercato di promuovere lo sport e i valori olimpici. Mennea ha scritto diversi libri sulla sua esperienza di atleta e sulla motivazione personale. Ha condiviso la sua passione per lo sport e ha ispirato molte persone con le sue parole. Mennea ha sempre dimostrato grande determinazione e spirito di sacrificio. Si è allenato duramente e ha superato molte difficoltà per raggiungere i suoi obiettivi. La sua storia è un esempio di come la dedizione e la perseveranza possano portare al successo. Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, ma la sua eredità vive ancora oggi. La sua velocità e i suoi successi hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dell'atletica leggera. Ricordare la vita e il lavoro di Mennea ci aiuta a capire il valore dello sport e l'importanza di seguire i propri sogni. Pietro Mennea è nato il 28 giugno 1952 a Barletta, in Italia. È stato un atleta straordinario e uno dei più grandi velocisti di tutti i tempi. Mennea ha iniziato a correre da giovane e ha subito mostrato un grande talento per la velocità. Ha studiato scienze politiche e giurisprudenza, ma la sua vera passione era l'atletica leggera. Mennea ha partecipato a 4 Olimpiadi, dal 1972 al 1988. Il suo momento di gloria è arrivato alle Olimpiadi di Mosca del 1980, dove ha vinto la medaglia d'oro nei 200 metri. Con un tempo di 19,72 secondi, ha stabilito un record mondiale che è rimasto imbattuto per 17 anni. Questo record è stato un risultato incredibile e ha fatto di Mennea una leggenda dell'atletica. Una curiosità su Mennea è che è stato soprannominato «la freccia del sud» per la sua velocità e le sue origini meridionali. Un'altra curiosità interessante è che Mennea ha corso con un approccio scientifico. Studiava attentamente la tecnica e la biomeccanica della corsa per migliorare le sue prestazioni. Questo approccio innovativo ha contribuito ai suoi successi. Oltre alla sua carriera sportiva, Mennea è stato anche un politico e un avvocato. Ha lavorato come europarlamentare e ha sempre cercato di promuovere lo sport e i valori olimpici. Mennea ha scritto diversi libri sulla sua esperienza di atleta e sulla motivazione personale. Ha condiviso la sua passione per lo sport e ha ispirato molte persone con le sue parole. Mennea ha sempre dimostrato grande determinazione e spirito di sacrificio. Si è allenato duramente e ha superato molte difficoltà per raggiungere i suoi obiettivi. La sua storia è un esempio di come la dedizione e la perseveranza possano portare al successo. Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, ma la sua eredità vive ancora oggi. La sua velocità e i suoi successi hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dell'atletica leggera. Ricordare la vita e il lavoro di Mennea ci aiuta a capire il valore dello sport e l'importanza di seguire i propri sogni.